Siamo da Ash perché Willow si è trasferito. Ash gli ha fatto trovare una super camera. Veramente Ash ci teneva tantissimo che suo fratello venisse a stare con lui, proprio ci teneva da matti. Guardate che cameretta che gli ha fatto trovare. Ve la faccio vedere così, qui c'è il suo letto, qui c'è la sua bella scrivania, la televisione addirittura, il divano, c'è il coso per attaccare le note, qui c'è la parte guardaroba, insomma, l'ha voluto accogliere con colori allegri. E un bel bagno anche, c'ha un bellissimo bagno, tutto rosso e giallo anche questo. Insomma, ha accolto suo fratello. Cosa c'è? Piccola, cos'hai, amore? E voi vai giù dalla tua mamma, sì. Allora, lei è tornata dal lavoro e deve mettere verdetti e raggiungere il livello 8 di ricerca e dibattito, quindi dobbiamo farla lavorare, ma mi sa che adesso ha sia fame che bisogno. Quindi lui invece ha già fatto il suo lavoro, ha costruito un chip per computer, gli ho fatto costruire un meccanismo, lui ancora non può fare la tuta volante, a meno che io l'ha costruito il meccanismo. Perché costruisci dispositivi cibernetici, c'ha solo gli occhiali computerizzati e un robobraccio. Ora io non so, ma c'era anche questo che mi faceva, che mi divertiva. Costruisci motivatori sperimentali, motivatore sperimentale di studio. Mi piacerebbe vedere come funziona sto motivatore sperimentale. Lui ancora è qui, ma non ha ricevuto risposta dall'università, quindi ancora non sa se si può iscrivere oppure no. Tu che fai, Gioia? Hai fame? Mangia, no? Ah, si sta facendo un gelato. E tu invece sei andato su, ma c'hai fame? Mangia. Vabbè, dai, costruisci sto motivatore, però poverino c'ha fame. No, la fame è passata. Vediamo che non prenda la scossa. Dai, costruisci sto motivatore, riprendi motivatore. Ok, fra poco chiederemo di nuovo al computer, dopo che hai finito di mangiare, renditi utile, visto che per ora sei qui solo a fare il parassita. E poi finisci gli spaghetti perché non si spreca la roba. Tu sei ancora dietro a fare il gelato? Vabbè. Comunque, ok, ne ripuliscimi anche tutto qua. Tu perché non fai il motivatore? Ma non bere sta schifezza. Allora, perché non fai sto motivatore sperimentale? O l'hai già finito? È una roba così veloce. Ma figurati un po'. T'ho detto, riprendi motivatore sperimentale. Cosa c'è che non va? Perché non lo puoi fare? Bravo Willow, ti devi rendere utile e in casa ti devi mettere gli abiti. Cambia abito e mettiti l'abito quotidiano. Allora, intanto vediamo, il riscaldamento è acceso, il camino è acceso perché qui fa freddo, nevica. Lui ha già fatto amicizia con Alia e l'ha portata a spasso. Noi abbiamo costruito anche, Ash ha costruito anche il robot da festa, che era quello che aveva iniziato
Poi si era preso la scossa perché eccolo qua. E dobbiamo chiamarlo in qualche modo. Per ora lo mettiamo qua. Un robot da festa deve stare in salotto, secondo me. Quindi lo mettiamo in salotto. Eh sì. Allora, nome del robot da festa lo chiamiamo, no, Sparky, ma perché no Sparky? Ma sì, sto mica a impazzire per i nomi dei computer. Lo voglio girare però perché è girato di là. Girati amore, girati, girati. Oh là, così. Perfetto. E appena Willow riceverà una risposta dall'università che si potrà iscrivere, organizzeremo una festa. Vediamo, colloca l'oggetto, rinomina, osserva, vendi, attiva Sparky. Vedremo come funziona un robot da festa. Mi stai facendo il motivatore? Ma che niente, serve a tuo fratello il motivatore. Oh porca miseria, l'hai fatto sto motivatore? Sì, vediamo, attiva, lo passiamo a Willow per vedere in che modo si attiva. Cioè, guarda, ti regalo questo, attiva, vediamo cosa succede. Ah, wow! Ah, caspita! Gli entra nella testa. Ah, e poi è finito? Oh mamma, l'abbiamo sprecato per niente. Gli ha dato un po' di botta. Questo che roba è? Lego Mobile, sì, quando era piccino. Gli ha dato una botta in testa, evidentemente energia di studio. E no, Ash, vai a parlare con tuo fratello, siediti e parla qui. Perché lei deve andare avanti in ricerca, quindi fai una ricerca e fai, guarda, l'unica che la fa andare bene avanti è metodologie di ricerca, perché poi devi anche emettere dei verdetti, ragazzi, è proprio divertente, perché lei deve giudicare se uno è colpevole o innocente. E però non sappiamo su cosa si basa per questa colpevolezza o questa innocenza. Comunque adesso li facciamo stare così, fra poco vanno a letto, lei fa una ricerca e domattina, quando è che è al lavoro, 11 ore, torno da voi quando le faccio fare questa cosa dei verdetti perché è carinissima come interazione, anche perché lo deve fare per lavoro. Quindi, prima che arrivi a ricerca, tu c'hai sonno, vero? No, non ancora. E invece tu te ne vai a dormire e dormi e vediamo domani se arriva sta risposta dell'università. Ok, allora per ora ci lasciamo qui, aspettiamo domani mattina, io devo farla anche dormire, lei. E quindi a domattina. Eccoci qua, l'ho fatta svegliare. Allora, no, dunque, carriera di legge, emetti verdetti. Giusto, siediti, ok, sempre così, eh? Ok, dai, siediti ed emetti verdetti. Carriera di legge, emetti verdetti ed è molto carina. Come interazione. Allora, ragazzi, io con Ash ho corso, devo dire la verità, però l'ho fatto senza imbrogli. Lui ha fatto tutti i suoi esami, tutte le sue cose regolarmente, solo che glieli ho fatti fare in fretta perché allora qui l'imputato è accusato di aver impersonato Babbo Inverno e di essersi arrampicato su una canna fumaria in pieno agosto. In merito all'accusa di violazione di domicilio, qual è il verdetto? Io direi colpevole perché in pieno agosto, Babbo Inverno, non è di certo innocente. E insomma,
quindi ripeto, lui l'ho fatto correre anche perché non riuscivo a dedicarmi a nessun'altra famiglia senza fargli perdere esami. Quindi sono stata praticamente una settimana intensa su di lui e l'ho fatto laureare, però non ho imbrogliato. Semplicemente, allora, l'imputato è accusato di aver programmato un servo per indurre il querelante a consegnare i propri simoleon. In merito all'accusa di robo delinquenza, qual è il verdetto? Io direi non colpevole, così, ma proprio si va a caso. Quella di Babbo Inverno era chiaramente colpevole. E anche la carriera lui l'ha iniziata da 8 perché è laureato, quindi anche in quello non c'è stato imbroglio e anche lei quando si è laureata ha iniziato dal livello 8. L'imputato è accusato di aver stampato simoleon falsi e di aver tentato di servirsene per pagare beni e servizi. In merito all'accusa di contraffazione, qual è il verdetto? Beh, se li ha stampati veramente, è colpevole. Sì, facciamo che sia colpevole, tanto lei è giudice insindacabile. Però sono carine queste interazioni. Poi, ripeto, loro due sono arrivati subito all'otto, livello di 8 della carriera perché ovviamente erano laureati. Perciò non ho imbrogliato, ho solo corso e mi sono goduta poco l'università, lui non ha fatto parte di organizzazioni, niente. E per questo che adesso che conosco un po' meglio i meccanismi dell'università me la voglio godere un pochino. Tu sono le 4:59, puoi continuare a dormire un po', però io direi che potresti servire una colazione. Intanto ripulire, tesoro, va. Ripulisci, renditi utile finché non studi. Poi quando studierai, non farai sempre solo tutto tu, però adesso sei ospitato lì, hai una camera meravigliosa e quindi puoi. E lei piccina. E dopo chiediamo di nuovo se è stato preso all'università, anche lui ha fame, e allora facciamogli preparare la colazione che Ash a cucinare è piuttosto bravo. Servi la colazione e fai uova strapazzate con pancetta. Mentre lei sta ancora facendo i verdetti e le manca poco, e le manca anche poco per andare a lavorare fra 3 ore, quindi spero che faccia in tempo a mangiare. Poi penso che lui gli manca poco per arrivare al 10 di robotica, è a 9 spinto proprio, e anche qui non ho imbrogliato, ha fatto un sacco di robot, ha fatto un sacco di cosine, è avanzato velocemente e voglio vedere se col 10 in robotica riusciamo a costruire questa tuta volante. Allora, Willow, bravo, stai pulendo, mangi e vedi se sei stato accettato all'università. Team, of course. Ok, aspettiamo. Intanto abbiamo attivato il nostro robottino pulitore e da riparare non c'è niente. Vediamo se il robot viene qui a pulire. Dove è andato il robot? Ah, ecco, è lì in salotto a pulire. Vediamo se viene a pulire qui. E di rotto non c'è niente, per cui il robot riparatore lo lasciamo lì. E poi vedremo cosa può fare il robot da festa. E con i robot li abbiamo tutti, credo, i robottini questi qui. Vai, vai a pulire il bagno, Gioia. Non la cucina che stanno cucinando. Lui si è preso gli spaghetti, vabbè, ok. Lei si è presa, fra poco deve andare a lavorare, quindi mangia e poi fai pipì. E poi vai a lavorare, fai pipì come una. Voglio vedere il robottino se si accorge che è sporco. Sta pulendo. Ah, beh, sta pulendo il bancone della cucina con molto impegno, devo dire. Wow, l'ha fatto lucidissimo.
Questo lo mettiamo in frigo e vediamo se sta pulendo anche il bagno. Sì, guardate che bravo! Oddio! Mentre lei fa la pipì, meno male che c'è il muro. Che bravo, guardate quanto disinfettante, quanto spray usa per pulire. Bravo il nostro robottino, è meglio del maggiordomo, fa tutto quello che gli chiediamo. Perfetto. Allora, Willow, hai finito di mangiare? Bravo, pulisci e vai su a vedere se ti hanno accettato all'università, perché dobbiamo scegliere il corso e dobbiamo scegliere università, controlla lo stato della domanda di iscrizione e vediamo se gli danno Brightchester o Foxbury. Ah, c'è la cacca lì. Tu sempre fissato con lo sport, eh? Vabbè. Si diverte. Tu, Gioia, mi sa che devi andare a lavorare. Come ha pulito bene. Dai, là là, sta ancora pulendo. Ce n'era di zozzo, robotti. Ah, pulisce anche la cacca, ragazzi. Guardate, la spi che schifo, se la aspira tutta. Bleh. Poi ci sarà da ripulirlo, immagino, il robot. Pulitore, è quasi scarico però. Appena finisce di pulire la cacca, lo rimettiamo a posto. Tu? Sì, l'hanno preso. Allora, vediamo, biologia informatica, economia. Lui, laurea illustre biologia. Può fare laurea illustri qui perché lui vuol fare o storia dell'arte o storia. Perché è un appassionato di scavi, di archeologia. Io direi che ci sta di più con la storia dell'arte. Quindi, ok, iscriviti all'università. Bravo, bravo Willow, ti sei beccato anche la laurea illustre. Università, iscriviti all'università. È felicissimo lui. Felicissimo. Quindi storia dell'arte, vai che ti becchiamo subito un corso sull'archeologia. Tu non devi perdere il lavoro, eh? Cos'hai da essere te? Vai al lavoro che ti diverti lì. Allora, Brightchester, vai. No, abbiamo detto storia dell'arte. Storia dell'arte, laurea illustre. Lui come può fare tutte queste cose qui? Con storia cosa può fare? No, allora storia dell'arte che sicuramente. Ok, introduzione, vediamo se c'è qualcosa sull'archeologia. No, per ora non c'è niente sull'archeologia. Quindi facciamo due corsi, pennelli illustri, una panoramica dei maestri, va bene? Sei a casa, perfetto. C'ha tre borse di studio, no, sì. Vabbè, paga coi fondi dell'unità familiare. E sei iscritto, vai! Tu vai al lavoro o no? Brava giudice, vai al lavoro che hai fatto tutto tranne che crescere in dibattito e ricerca. Tu fra poco devi andare al lavoro, fra 3 ore, quindi mi sa che sarà bene ti faccia una bella doccia. Divertirti, ti sei divertito abbastanza, l'igiene non occorrerebbe perché lui comunque fai una doccia veloce e lui può iniziare a fare qualcosa. Allora, lezione fra 23 ore e a lezione fra 2 giorni. Compiti e compiti. Quindi, introduzione alla storia dell'arte. Fai i compiti di introduzione alla storia dell'arte. Vai! Che sei così felice di fare st'università, incredibile. E ok, tu stai facendo la doccia e c'hai mal di Mio caro. testa.
Amore, sì, vuoi fare una passeggiata? Va bene, dai, altre scelte, falle fare una passeggiata. Fai a fare una passeggiata breve, dai, accontentala, così poi vai a lavorare e hai fatto tutto anche tu per il tuo lavoro. E ragazzi, io vi saluto. Finalmente Willow è entrato a pieni voti alla laurea illustre, ha potuto come prepararsi fish and chips. Ah, già che lui è anche, ma c'è giù tanto la postazione di video, per cui può anche fare un video lui. Perciò va benissimo. Vediamo, poi studia le tendenze, va. Tu come va? Quanto manca? 2 ore, fai sta passeggiata breve, poi pigliati la medicina, figlio mio, perché qui si ammalano in continuazione. È d'inverno, è così. Ordiniamo le medicine e facciamogliela prendere, se no non mi rende bene al lavoro. Altre scelte, ordina, acquista la medicina. Una, due, tre, una per uno ce n'è, perfetto. Ok, ragazzi, io vi saluto. Lui sta facendo i compiti, poi gli faccio studiare le tendenze, gli faccio realizzare, perché a lui interessa anche la produzione mediale, comunque, che in un certo senso è arte, no? Comunque realizzare video e montarli, eccetera, fa parte del ramo dell'arte, il quinto, sesto potere, quello che è. Però la sua primario desiderio è esplorare la giungla. La sua gemella non è la gemella. Cos'è che vuole? Il mio computer è morto e stavo lavorando a un programma. Potrei usare quelli dello Smanet Show, ma non mi va di no, tesoro. Abbiamo l'esame noi fra poco. Via. E vi saluto. Non so, ditemi se vi piace che lui si sia trasferito qui. A me piace molto, anche perché si alleggerisce un po' il carico per Sydney. Ormai a Sydney rimangono in casa. Tre figli, le rimane solo Peach, i due gemelli che cresceranno molto presto, diventeranno adolescenti e speriamo che Daniele non venga di nuovo rapito dagli alieni e messo incinto, perché ogni volta che si svuota la famiglia, ci pensano gli alieni a riempirla, ma in quel caso, avendo già 7 figli, li rispediamo al loro pianeta. Vi saluto, io sono molto felice che Willow sia qui, sia all'università, è felicissimo lui di essere qui, avete visto quando ha ricevuto la lettera che era iscritto, era felicissimo, la sua camera gli piace da morire, è la prima volta nella sua vita che ha la cameretta tutta per lui, l'ha sempre dovuta dividere con i fratelli, quindi finalmente. C'ha una camera e anche una signora camera per lui. Oh, io mi perdo che lui deve andare a lavorare. Basta, vai a casa e soprattutto festività. Va bene. Niente, allora ci andrà un'altra volta. Lo faccio arrivare a 10 in robotica, così vediamo se per la prossima volta lui potrà costruire la tuta volante. Ciao a tutti. Ciao ciao. Commentate, mi raccomando, ditemi cosa ne pensate. Ciao.